Messaggeriamo. Oggi per la serie Prerabatta a Ravenna il 21 marzo del 2029, un sogno che spero possa diventare realtà, inauguro una rubrica che si intitola Ed io pure. Questa rubrica dà voce alle persone che hanno ricevuto la conoscenza, ognuno nel suo tempo, a quale io chiedo di raccontarmi come sono arrivati a sapere di Prerabatta, detto anche Maragi, che quando l'ho conosciuto io veniva chiamato Guru Maragi perché era appena venuto dall'India, oggi invece è conosciuto come Prerabatta. Per cui dalla iniziativa di Ed io pure, oggi inauguro con Mario Paolella, un amico che conoscevo addirittura prima, perché abbiamo avuto un'esperienza comune di lotta, abbiamo fatto delle gare insieme, siamo stati di ritiri collegiali insieme, eccetera. Mi contattò anni fa perché sentì un mio video su YouTube dove parlavo di lui e mi disse: ciao, complimenti, eccetera, non so se ti ricordi di me, io facevo la lotta, condividiamo un'altra cosa in comune ed è la conoscenza. E io ho ascoltato questa notizia con molto piacere, perché io so quanto importante sia la conoscenza per me nella mia vita e vedo da fuori quanto importante è per quelle persone che l'hanno ricevuta e l'hanno praticata. Hanno avuto quel coraggio di andare avanti nonostante quello che la nostra testa ci diceva: ti parte, perdo tempo, non c'è niente, sei solo con te stesso, balle. Il boss dice: pratica, non ti domandare se l'hai fatto bene, l'hai fatto male, tu fallo, 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 e un giorno ti accorgerai che la differenza c'è. Per cui Ed io pure inizia con l'esperienza di Mario Paolella di Roma. Questa è la voce di Mario Paolella. Forza Ricca! Ciao Mario! Allora, che piacere sentite! Allora, ho già iniziato la registrazione. Ah, già sei registrato? Sto registrando, sì. Vai pure col racconto di come tu hai conosciuto Prerabatta. Sì, te volevo dire, ho visto, do un'occhiata, ho visto quella foto che sei con Turri e con Rosa. Ah, sì, è vero. Dove sei lì? Forse c'era anch'io. A Faenza, era una gara a Faenza. Può darsi che c'era, non lo so, perché io non mi ricordo, sì, a Faenza o a Ravenna. Ma che anno era? Era, mi sa, il 71. Siccome poi non ci ho più pensato, non mi ricordo dove è successo. Io erano i 65 kg la categoria che feci io con Rosa e Turri. Me lo ricordo. Sai, sì. Rosa è morto? No, è morto. Sì, me l'ha detto Nicola Menicucci. Ma cosa è successo? Guarda, non so molto di questo, so solamente che è morto, credo un po' di tempo fa, ma di preciso un tesoro di, diciamo, un anno, dai. Non mi ricordo. No, mi dispiace. Vabbè, ascolta, allora dai, raccontami un po' come hai conosciuto il boss. E niente, diciamo che la prima volta che mi parlarono, vedi pure qui c'entra la lotta, che mi parlarono di Maragi, veramente non mi parlò proprio di Maragi. Questo era Bertolini, hai visto quella foto che ti ho mandato io, che sto seduto, sì, che sto accosciato con la medaglia? Sì. Quello che mi sta dietro? E Bertolini? Quello è Bertolini, Enrico Bertolini, lì arrivò primo, tra l'altro, faceva gli 81 kg, era un buon atleta. E vabbè, insomma, avevo 22-23 anni. Ti posso dire con certezza che era il 75, perché ancora ero andato via da casa di mia moglie, abitando con mia moglie, ero andato tornato alla Magliana, a casa di mia madre. Stavo andando a lavorare
e a Trastevere scendevo, e lì a Trastevere incontrai Bertolini. Oh, ciao, e lui era un Pardani, ora dico, perché di Berlino è che ho capito tanto, però e lui era un Pardani che era già premi, e lì c'è stata una sala dove c'è stava Guru Charanand, come cazzo si chiama, tu ricordi? Guru Charanand. Che rivelava la conoscenza. Sì. E lui insomma mi parlò di questa conoscenza, il maestro perfetto, tutto di sopra. Io mi ci ho pure criticato, mi ricordo pure, mi sembra pure con qualcuno di lotta, perché non facevo più lotta, ma qualche volta ci vedevamo, mi sentivo, capito? E lo criticai pure, tra l'altro. E tra l'altro non mi, questo sempre dopo mi sono reso conto. Io in quel periodo là leggevo molto il giornale, leggevo molto cronaca, no? Tra l'altro vidi una fotografia che dopo ho realizzato che era Paraggi, con una didascalia sotto, vive come un pascià e una cosa del genere, e c'è stata una fotografia di una villa all'Euro dove lui faceva la residenza. Oh, io da aspirante ho fatto servizio là dentro, penso. Nella villa, era vicino all'Euro? proprio a quella, no? Questa residenza stava all'Euro. No, io dopo qualche anno, allora succede questo, succede che questo qui me ne parla, sto Bertolini, io più che scemo, e poi continua, la vita continua così. Dopo un po' di tempo, dopo un paio d'anni forse, sì, un paio d'anni, perché poi lì poteva essere 75... E io nell'81 ho preso la conoscenza, perciò sono passati parecchi anni. E per caso stavo sempre alla Magliana, perché ormai abitavo stabilmente lì, ormai erano anni che abitavo stabilmente lì con mia madre, era pieno di gente, pieno di ragazzi, tra l'altro non so, te l'ho raccontato, io ero amico di quelli della Magliana, insomma. Ma se ne è accennato qualcosa, sì. Vabbè. E c'erano tanti gruppi di ragazzi, una volta casualmente parlo uno con uno di questi gruppi, Claudio, che poi è diventato un grande amico mio, prego. Insomma ci spostammo, lui venne in macchina con me, dovevamo andare a prendere qualche cosa, ci conosciamo solamente di vista, lui mi ha cominciato a parlare e mi ha affascinato quello che mi diceva dei Maraggi sotto e di sopra. Vabbè, insomma, dopo un po' di volte che ci siamo frequentati, ho cominciato a frequentarlo, questo ragazzo mi ha portato in sala. Per la prima volta? Per la prima volta? Per la prima volta, sì, mi ha portato in una sala che stava a Via Mecenate, che è un nome, un programma. Me lo ricordo, ci sono stati in quella sala. Dove poi, dopo 5-6 no, dopo 5-6 mesi, riceverò la conoscenza, penso. Vabbè, insomma, andiamo a questa sala quando andammo via, sentii satsang, quando andai via non ero così soddisfatto, infatti mi ricordo proprio l'espressione, Claudio dice, allora che ne pensi? Dico, non è quello che volevo, quello che mi aspettavo. E in un certo senso è quasi finita lì. Cioè nel frattempo io però appunto vivevo a casa con mia madre, mi ero lasciato con mia moglie, perché quando ho incontrato Bertolini ancora non ero sposato, nemmeno la conoscevo quella che poi mi sarei sposata, Poi mi sono sposato, insomma questa c'era un sacco di problemi, vabbè insomma, a un certo punto succede che io una sera andando, erano già un annetto che non stavo più con mia moglie, ma c'avevo le chiavi di casa. E lei abitava molto distante rispetto a me, io abitavo alla Magliana, lei ancora stava a casa dove stavamo noi, molto lontano rispetto a dove stavo, però ho capitato lì, ho visto le luci accese, ho suonato, non mi ha risposto, sono andato su, lei si era suicidata. No. Aveva preso un sacco di così, meno male che sono andato perché l'ho salvata. Insomma io ho chiamato l'ambulanza, insomma io già c'avevo un sacco di problemi, che poi i problemi miei venivano quando ero ragazzino. Che poi vabbè te lo racconterò un'altra volta, perché cioè io da ragazzino ero abituato con mia nonna che perché a un anno e mezzo è arrivato mio fratello, noi c'eravamo a casa piccolissima, sono andato a letto vicino con mia nonna e mio fratello piccoletto dormiva con mia madre, con mio padre. E mia nonna cattolica professante, ma professante nel senso che lei faceva carità, da mangiare agli assedati, capito? Che poi non è che solamente che andava a chiesa e diceva rosario. E mi parlava di Cristo come appunto una persona straordinaria più che Dio, capito? Voglio dire. Cioè e lei il suo motto spesso lei mi diceva non fare agli altri quello che non vuoi fosse fatto a te. Io perciò da ragazzino sono cresciuto così, poi mi sono scontrato che in realtà, ti dico, ovviamente è ovvio, cioè è
vero, non sapevo quando cazzo sbatta la testa, perché diciamo, che cazzo sto a fare io qua, capito? E questo qui era un mio sentimento, anche se non espresso, però era quello che volevo. Vabbè, insomma, è fatta la corsa, e il giorno dopo ero disperato perché non facevo più tutti i cazzi che mi erano successi, tutte le cose della vita mia, e insomma dico, io ho sentito proprio il desiderio di andare in sala. Vado in sala da solo, chi c'è sala? Yoram. Ti dico, sono stato tutta la sera a piagna. Quella sera stessa gli chiesi la conoscenza a lui. Gli chiesi la conoscenza e lui mi disse che c'erano problemi sotto di sopra. Infatti dopo 4 mesi, cioè non me la rivelò lui, me la rivelò un certo Alan. Era un premio inglese, una persona bellissima, devo dire. Non mi ricordo, che poi non l'ho mai più rivisto questo. E quello poi fu un momento veramente straordinario per me, perché io da quel momento per me mi è cambiata la vita, cioè in un certo senso è rimasta quella che era la vita, però c'era tutta un'altra cosa, veramente tutta un'altra cosa. Insomma, perciò c'era Yoram, era un momento veramente bello, perché c'è stavano un sacco di iniziatori lì in quel momento lì, perché c'è stava un corso a Ostia, un altro corso a un ashram che c'avevamo lì alla Garbatella, di cui io pure ho fatto servizio qualche volta, e poi da aspirante ho fatto pure servizio, ero premio da poco, mi sa. Vabbè, non me lo ricordo, perché venne a Maraggio e feci servizio con la stessa villa che avevo criticato. Vabbè, insomma... Ma scusa, Mario, ma quella volta lì che hai fatto servizio è stato l'anno in cui lui ha fatto l'Oli a Roma? No, l'anno dopo. Due anni dopo. Era l'80, quello dell'Oli, sì. Ok, vai avanti. E niente, da lì ho cominciato a frequentare la cosa e la sala, e insomma è stato bellissimo, guarda, è stata un'esperienza bellissima, veramente, guarda, veramente ho fatto servizio pure lì in sala, insomma, e dopo 4-5 mesi io mi aspettavo che Yoram perché mi ero attaccato parecchio anche lui, eppure ancora ci sentiamo con Yoram, ci scriviamo ogni tanto. Insomma ce l'ho nel cuore, lui lo sa, e invece mi ricordo che lui dice, guarda, ci sono dei gruppi, io sto a Ostia, insomma la mattina che mi rivelarono la conoscenza era il 29 novembre del 1981. Il 29 novembre del 1981. Sì, 1981. Te la ricordi bene la data? Mi ricordo sì. mi ricordo sì, perché tu considera, vabbè, insomma, c'era questo premio che si chiamava Alan, lui non parlava italiano, parlava inglese, e c'era Loredana la Rotonda. Che traduceva? La ricordi? Sì. Loredana, sì, sei presente chi è? Sì, era il premio di Roma che traduceva, no? Sì, è sempre lei. Che bella persona che sì, è bella. Vabbè, insomma, proprio mentre stavamo a fare luce viene Yoram, cioè avevamo iniziato, ma ancora non avevo praticato. Poi arrivò Yoram, che era venuto dall'altra parte, eravamo una quindicina, che lì ti dico una storia bellissima. Comincio a fare la luce e mi sembrava di cascare, tant'è vero che ho strillato, tu ti penso che hai fatto? Io ho detto, poi andando avanti, poi quando è arrivato il santo nome, che detto, ma è stata un'esplosione, non solo mia, infatti io per un annetto e mezzo o due ero come tu me ti sei descritto, che sembravo matto, capito, perché mi aveva preso così forte. Poi successero anche altre cose, per esempio c'è stato un ragazzo, figlio di lui, aveva nemmeno 18 anni che io sono arrivato alla conoscenza, era figlio di un altro premio che dovette pure filmare una cosa, e Yoram lo aiutò a fare la luce a questo qui, tant'è che questo ragazzo gli disse, ma che c'è una lampadina in mano? Dice, no, io non c'ho niente, Yoram. Che bello, guarda, che storia. Che c'è una lampadina. Insomma, poi ho continuato ovviamente andare in sala, insomma è stata un'esplosione allora. Poi Yoram è rimasto un altro po' di tempo, insomma ci vedevamo spesso, insomma c'avevamo un bel rapporto. E dopo non l'ho
accendino. C'è un accendino? No. C'è un accendino che funziona tutta. Chiede, non ce l'ho. Che te stava a dire? Che Iora non l'hai sentito per un po' di tempo. Ci siamo rientrati, insomma, per diverso tempo ci siamo visti quasi tutti i giorni, insomma, come io, hai visto Iora me com'è? Sì, sì. No, cioè, che ti proprio ti porta in paradiso, è una cosa incredibile. E vabbè, insomma, è partito, poi ci siamo rivisti nell'arco del tempo, ogni tanto così, ma non abbiamo mai più parlato. Fino al 2005-2006 lo incontro in una riunione un po' più ristretta delle persone, tant'è che ci siamo salutati e lui mi chiese, beh, adesso come va? E io gli risposi, ma de botto così, dico, c'ho sempre tutti gli stessi problemi, perché lui sapeva un sacco dei problemi che ho avuto, no? Dico, ho sempre tutti gli stessi problemi che avevo prima. Dico, mi ha detto, è tutta un'altra cosa. Non c'è Sargas. Insomma, è diventato un po' il motto, Davide mio, perché ogni tanto c'è, insomma, quella risposta, tant'è c'è un abbraccio tra me e Iora, a me è una cosa, una fusione proprio, guarda. Allora, io non ho sentito bene, lui ti ha chiesto come stavi, tu gli hai detto... Allora lui, consapevole di tutta la mia storia... Sì. Cioè, perché ti ho detto, c'eravamo rivisti, perché erano già passati una decina d'anni, forse pure di più, che ormai c'avevo la conoscenza. Quando ci siamo visti in questo posto, qui, sempre qui a Roma. E lui, memore di tutti i cazzi che c'avevo, che gli avevo raccontato, eccetera, eccetera, mi dice, beh, adesso come va? Dico, beh, dico io, mi dico, c'ho sempre tutti gli stessi problemi, ma sorridendo, dico, pure in quel momento lì c'avevo dei problemi enormi, adesso che mi ricordo. Lascio il mondo, lascia perdere come, ma stavo mezza a merda, però ero felice, come sono felice adesso. Infatti gli dissi, dico io, non c'ho sempre tutti gli stessi cazzi che c'ho prima, dico adesso è tutta un'altra cosa, infatti lui mi ha abbracciato ma forte, guarda, infatti ce lo siamo pure ridetta sta facendo, mentre... e mi ha detto che quando viene a Roma viene a trovare. E ora lui vive a Asheville. Sì, ho visto che ha una pagina Facebook col suo nome. Sì, sì, Joram Wills. Sì. Joram Wills. Dove cita, però ho visto che non lo cita mai il boss. Beh, come no, però lui lo cita nella prima parte, capito? Cioè, adesso lui dà del suo, in un certo senso lui sta facendo quello che Maraggi ci ha chiesto. Lui, tempo fa, io ho pubblicato pure su Facebook, non so dove cazzo stava, ne metto fa pure di più, dove Maraggi si rivolge in un certo senso a tutti, si rivolge a tutti, ma in un certo senso a tutti noi premi. Perché sai che cosa dice? Dice, non citate quello, non citate, sì vabbè citate, ma non citate quelle parole che a me mi escono, cioè usate la vostra esperienza, perché dite cose che saranno ugualmente belle, come, capito? Non mi ricordo le parole precise, però grosso modo di questo ha detto. Se sono ripetute. Infatti Joram questo fa. E lui l'ha citato, cioè, se tu vai a leggere la storia, lui dice, ho incontrato il maestro perfetto, cioè, per lui ho girato tutto il mondo, lui ha girato veramente tutto il mondo. Ah, sì, sì. E niente, è stato sempre, cioè, faccio una vita, la conoscenza mi ha dato tanto. In un certo senso mi ha lasciato quello che ero, no? Cioè c'è sempre un sacco di problemi, però non me ne frega un cazzo, perché non me ne frega un cazzo? Cioè, un tempo fa vidi un coso, io spesso guardo, proprio a proposito voglio dire una cosa, io spesso guardo i video dei Maraggi, e in un video lui disse, tutto sta andando come deve andare, non c'è niente che non va secondo come deve essere. Cioè, in un certo senso sta dicendo quello che pure in un certo senso hai detto te, l'umanità adesso è come un bambino di 10 anni intelligente, però che proprio perché è intelligente fa un sacco di danni pure. Capito? Cioè, ecco che sì, stiamo crescendo. Insomma, stiamo crescendo. Infatti, a proposito, vedi, io spesso
Questa te la devo raccontare perché ma in un certo senso, non dico sconvolto, ma quasi in un primo momento. Spesso io prima apro dei video, dei maraggi, oppure video che ho già visto, oppure inediti. Questo che ho aperto qua a volte era inedito. Era un'intervista che penso non ho mai più ritrovato, perché se no ci avrei fatto un post sulla cosa che ti sto per dire. E insomma, questo video è appunto maraggio, credo, all'interlocutore gli risponde. Dice, alcuni di noi, grosso modo, alcuni di noi sono furbi. Sapere la conoscenza non la stessa. Scusa Paolo, Mario, ti sento un po' male. Ripeti un po' perché ci sono perse un po' di parole. Tu hai visto questo video inedito dove l'intervistatore. Video che non l'ho mai visto. Sì. Cioè, che lui sa fare un'intervista con qualcuno che lo intervista. E nel rispondere a un certo punto dice, grosso modo, dice, alcuni di noi sono confusi. Conoscenza e sapere non sono la stessa cosa. Noi siamo qui per conoscere, non per sapere. Mi è preso un colpo. Ma mi sai perché mi è preso un colpo? Questo è successo pochi mesi fa, 4-5 mesi fa. Cioè, in quel momento mi sono reso conto che io, per me, conoscenza e sapere erano la stessa cosa. Invece non sono la stessa cosa. No, sono due cose ben distinte. Ma sai perché non sono la stessa cosa? Perché poi ho riflettuto su questo, perché cioè, allora mi sono detto, che cos'è che io posso osservare, che posso conoscere, cose che osservo, occhi di cui ho come di sentore, le cose che esistono, sì. Le cose che posso che io ci arrivo a queste cose di che sono fatte? Sono fatte di sapere. Sì. E ogni cosa che io posso guardare la posso conoscere, però non la vorrò mai, perché è infinita quella cosa che io guardo, qualsiasi essa sia, a cominciare da un atomo, a parlare di qualsiasi altra cosa, sto osservando l'infinito, perciò di conseguenza ecco che io non saprò mai, cioè ce lo dobbiamo togliere dalla testa sto cazzo di sapere, cioè noi siamo qui per conoscere, tanto è vero che sono andato a controllare sul vocabolario che cosa dice la su Treccani, poi MHD, cioè su uno dei più autorevoli, sai che c'è scritto il sapere? No. C'è scritto un insieme di conoscenze danno il sapere, è vero, me levo il cappello, però ci manca una condizione, che ognuna di quelle conoscenze deve essere totale, allora si chiama sapere. Ah, sì, è vero. E poi in base a questo mi è venuta un'altra considerazione. Allora, noi siamo qui per conoscere, giusto? Perciò noi che possiamo conoscere il soggetto più facile che siamo noi stessi, cioè possiamo conoscere le cose che succedono fuori. Tanto è vero che le utilizziamo. La legna per farci il fuoco, la bestia per mangiarsela e così via dicendo. Ma questa non è una caratteristica soltanto nostra. Questa è una caratteristica che hanno tutti gli esseri viventi. Ci stanno le formiche, ovviamente, ma tutti gli esseri viventi utilizzano la conoscenza che hanno dell'ambiente che li circonda per agevolare la loro vita. Cioè che allora, a differenza nostra, hanno completa conoscenza di loro stessi. Loro sono coscienti di queste formiche, di quelle che sono. Noi ancora no. Sì, è vero. Ecco appunto la conoscenza. Poi per il sapere, perché la cosa che tu puoi conoscere più di tutto, ecco pure un'altra cosa che da mettere insieme, no? Una volta sentii Maraggi che non mi ricordo bene le parole, ma insomma che grosso modo parlava di uguaglianza. Allora di tutte le cose che ci stanno so vengono da sei elementi. Non ti basta per essere per dichiararsi uguali? Hai capito che voglio dire? Sì. E poi vedi, un'altra cosa che mi è piaciuta che tu hai detto, no? Cioè che ognuno di noi è singolare, è proprio così. Sì, è vero. Cioè anche l'osservazione scientifica al momento ha detto che non c'è niente di identico, cioè lo stesso. Pure gli atomi di idrogeno, che sono tutti molto semplici, un nucleo e un elettrone, non sono identici, sono uguali. Che è diverso, identici sarebbe lo stesso. Cioè, infatti, per esempio, l'orbita che magari fa che fa l'elettrone intorno al nucleo,
cioè è leggermente diversa da quella che ne fa un altro. E siccome, vedi, allora un altro mi potrebbe dire sì, però l'orbita deve essere sempre, che ti faccio per dire, da 0 a 1. Giusto? Dice, perciò è un posto, è uno spazio finito, giusto? Sì. Sembrerebbe uno spazio finito, ma non è così. Perché ti arriva 1, io scrivo 0, poi ci metto 500 milioni di numeri. Se non bastano ce ne metto 500 miliardi, se non bastano ce ne metto un miliardo, capite voglio dire? Sì. Ecco che quel posto lì diventa infinito. Infatti, cioè, vedi, perché poi abbiamo noi ognuno bisogno dell'altro? Perché per esempio tu, cioè, c'hai un qualcosa che solamente tu c'hai in tutto l'universo. Sì, ognuno di noi è unico. E tu lo dici infatti su, proprio perché l'universo si circa, che fa l'universo? Si viene, è una collezione d'arte. Ogni cosa che colleziona è unica. Anche se è uguale, per esempio noi esseri umani come specie siamo uguali, però siamo anche unici e complementari poi. Sì, è vero. Vabbè, insomma. Beh, allora comunque tu praticamente dopo 43 anni che hai vissuto la conoscenza te la stai godendo ancora? In un certo senso, Francesco, io già pure con Claudio, ecco poi questo amico mio che abitava là, cioè per lui sono stato alla vacchia, perché io tutti i giorni da aspirante gli andavo a rompere cazzo perché volevo sentire la conoscenza, perciò per lui è stato una giuggiola, capito? Cioè, anzi, se vuoi gli dico, se lui vuole, se vuoi raccontarti come lui ha incontrato sì, volentieri. Io lo dico, al limite gli do il telefono tuo. Che così lo organizziamo e sentiamo anche la sua storia. Sì. E niente. Ah, ecco, ti stavo dicendo. Io, Francesco, io da quando ho cominciato. Ma momenti da aspirante. Cioè, che poi per me è stato veramente, te l'ho detto, sono stato in par d'anni, 2-3 anni, che sembravo mezzo matto, come te. Capito? Cioè, io già da allora mi sono sentito arrivato. Cioè, ma come c'è in cazzo? Perché non c'ho un cazzo in un certo senso, se misurato con come la società misurerebbe quelli che c'hanno e quelli che non c'hanno, io non c'ho un cazzo. Cioè io mi devo spaccare i 5 euro. Cioè tu ti sentivi arrivato quando hai ricevuto le tecniche della conoscenza? Questo intendevo. Sì, io già da lì mi sono sentito arrivato, già da lì mi sono sentito, cazzo adesso c'ho tutto. E non mi sono stancato perché è tutto che io c'ho infinito. Cioè, e tra l'altro gli altri contribuiscono, cioè già stiamo dentro un qualcosa che è infinito. Poi considera che tu, nonostante tu, proprio tu, cioè, nonostante stai dentro una cosa che è già infinita, c'è una cosa particolare da poter dare. Scusa un attimo solo. Insomma. Va bene, guarda, secondo me se non hai altre cose da dirmi, abbiamo già fatto una bella registrazione. Dopo la vado a sentire per confrontare l'audio se va bene eccetera, come penso che andrà sicuramente bene. Poi ci fa. Insomma, poi la utilizzi tu, non ti preoccupare, c'è certo, problema. Adesso dovrò trovare un titolo per questa rubrica delle persone che raccontano la loro storia. Ho un nome che è tutta una parola tutta attaccata che dice ed io pure. Una rubrica sulle dio pure dove ognuno racconta la sua storia e tu sei il primo che la racconta. Ti suona? No, mi metto a ridere perché dio pure sei troppo forte. Facciamo così, se sei d'accordo battezzo la rubrica Dio pure per mettere tutte le storie che potrò raccontare. No, mi piace, ma tu c'hai un sacco di inventiva, sei un artista, infatti. Tutti noi siamo artisti, in un modo particolare, no? Perché tu sei artista e lo dimostri così, in altri artista che. Purtroppo ci stanno la maggior parte degli esseri umani artisti, non esprimono bene quello che hanno perché gli manca di conoscere bene se stessi. Sì, infatti il boss dice che l'arte più importante, l'arte suprema, è quella di conoscere se stessi.
Infatti, perché se tu ti conosci bene come esseri umani, allora vedi che gli altri sono come te e quegli altri ti danno per qualche cosa che tu non potrai mai avere, perché ce l'hanno gli altri, sì. Nonostante vivi in un mondo dove puoi avere tutto. E sei un'esperienza d'arte suprema, non c'è nulla di meglio, di più potente, gratificante, di compagnia di quella cosa lì. Siamo cioccati una bella storia. Sì, va bene Mario, io ti ringrazio molto per il momento, aspetto qualche notizia per sabato. Qualche volta devo chiacchiere, mi voglio chiamare. Volentieri, volentieri. Poi senti anche Mi riscrivi, no, ce lo vedo da qua, il numero tuo, che ogni tanto l'ho aperto. Vabbè, ma te lo rimetto dopo anche lì nella... nel messaggio che ci siamo già fatti. Sì, dopo glielo dico a Claudio, se ti chiamerà lui. Va bene, di Mario, io ti ringrazio per adesso. Ma che figurati, un salutone a te, un abbraccio a tua moglie. Grazie, ciao Mariolino, buona giornata, a presto. Grazie, ciao. Ciao.